Ciao a tutti amici di Spazio Tech, eccoci qui con Droid Max di Motorola e oggi vogliamo vedere come si comporta nel comparto gaming. Prima di farlo però dobbiamo forse approfondire un pochettino quello che è il discorso delle caratteristiche che interessano questo comparto e non solo. Leggendo diverse schede tecniche in rete si potrebbe pensare che questo Droid Max, come anche Motorola Moto X, siano dotati di un processore dual core. Alcune schede tecniche si fermano a questa definizione. Non è esatta, andrebbe un po' sviscerata la questione, proviamo a farlo brevemente in maniera semplice spiegando che Droid Max come Moto X sono equipaggiati di un processore che Motorola definisce X8 Mobile Computing System. Quest'ultimo è stato realizzato partendo da una base certamente molto solida per il mercato Android, che è il Qualcomm di Crate. Che cosa ha fatto Motorola? Ha creato questo nuovo chipset a 8 core, però dobbiamo capire che non parliamo di un vero e proprio octa-core, ma bensì di un processore che è diviso in un dual core per le applicazioni, un quad core per la grafica e due single core per le operazioni di calcolo e le operazioni meno pesanti. Tutto ciò avvolto insieme a una batteria strepitosa da 3500 mAh, che mi sta dando enormi soddisfazioni a risparmiare energia. Quindi questa speciale suddivisione permette a questo SoC di lavorare separatamente e ottimamente per ogni singolo compito. Tutto ciò, come dicevamo, per risparmiare sul comparto energetico. Andiamo adesso a vedere come si comporta il Droid Max nel gaming. Tanto l'applicazione Amazon si è bloccata in modo anomalo. Vabbè, questo è Android, un po' lo conosciamo, no? Andiamo a chiudere perché già prima stavo facendo qualche test su qualche gioco. Andiamo ad aprire Riptide GP. Vi parlo del display, che è un AMOLED da 1280x720, quindi risoluzione HD. L'audio, vi posso assicurare, è talmente buono che meriterebbe un focus a parte. È davvero strepitoso quest'audio. Siamo pronti per partire, via! Gioco come al solito dalle dinamiche frenetiche, Riptide GP, non ci sono lag, devo dire che è fluido. Oh, rampa mancata, grandissimo, vai, andiamo di una sorta di NOS. Tung! Quindi Riptide GP si muove alla grande. Andiamo a fare anche qualche tricks in aria. Come vedete non ci sono assolutamente problemi. Uscita brutale dal gioco, lasciamolo sotto congelato e andiamo ad aprire Oil Rush. Oil Rush, gioco creato per processori Snapdragon, basato su strategia navale. È vero, non è così frenetico nella dinamica come Riptide GP, però dobbiamo dire che ha una serie di effetti grafici molto impegnativi. Vediamo come li gestisce e come riusciamo a muoverci all'interno dell'area di gioco. I caricamenti, come vedete, sono veloci. È evidente che non si può trattare di un semplice dual core. Già gli effetti li vediamo qua e sono molto ben realizzati. Devo dire che questo display, pur essendo un HD e non un Full HD, si comporta bene. Intanto abbassiamo questo audio perché è quasi assordante.
Dobbiamo dire che il gioco è fluido, non c'è niente da dire. Bellissimi gli effetti. Quindi anche questo gioco si muove con agilità. Mi sento di dire che Droid Max, pur avendo una soluzione dal punto di vista del processore un po' atipica per quanto riguarda gli ultimi smartphone, non chiede di fare rinunce per questo sotto l'aspetto gaming. Per questo focus su questo straordinario terminale della M Alata è tutto e vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Spazio Tech!